Il libro in formato elettronico, l'ebook, un formato ancora un po' sottovalutato, soprattutto nel settore arte e cultura, dove probabilmente siamo ancora giustamente tutti molto legati al libro cartaceo. Bisogna tenere presente però che il mercato dell'ebook in Italia è nato sostanzialmente nel 2010, quindi è ancora relativamente giovane, ma è sempre stato in continua crescita. Ormai più di un libro su tre è disponibile anche in formato ebook. Secondo la stima di AIE, l'Associazione Italiana degli Editori, circa il 40% dei libri pubblicati è stato ormai proposto ai lettori anche in formato elettronico, ed è un mercato che ormai ha raggiunto un valore di circa 51 milioni di euro, quindi mica male. Questo significa che nel nostro settore non possiamo continuare ad ignorare questa opportunità, ed è giusto che anche i libri d'arte, i cataloghi, le monografie degli artisti vengano pubblicate in formato ebook. Come potete immaginare, la scelta della lettura in formato elettronico riguarda soprattutto i millennial, e riuscire quindi ad arrivare alle nuove generazioni e a coinvolgerle con le nostre pubblicazioni è sicuramente un buon motivo per adottare questo formato. Le caratteristiche dell'ebook che vengono maggiormente apprezzate dal pubblico sono sicuramente al primo posto il prezzo, poi la facilità di trasporto e di archiviazione dei contenuti. Non abbiamo più bisogno di grosse librerie, per quanto belle, ma oggi purtroppo lo spazio è diventato un problema, e per cui poter archiviare migliaia di libri in pochi centimetri non è male. Però ci sono anche degli altri aspetti, secondo me, più interessanti, che si sottovalutano. Sull'ebook si può avere un'esperienza diversa rispetto al libro cartaceo, perché è possibile creare una modalità di fruizione interattiva dei contenuti. Puoi fare ricerche sul testo, creare dei segnalibri, delle note, ma la cosa che assolutamente andrebbe presa in considerazione e sviluppata, soprattutto nel mondo dell'arte, è sicuramente la possibilità di inserire contenuti multimediali, cosa impossibile con qualsiasi altro tipo di supporto. Quindi come dovrebbe essere fatto un libro in formato ebook? Non sicuramente una copia pari pari del libro cartaceo, ma bisogna pensarlo direttamente in una maniera diversa. Bisogna quindi dare al libro una possibilità in più, una profondità in più, se vogliamo. Un'altra cosa molto apprezzata dai lettori di ebook, un altro vantaggio, è sicuramente la facilità di reperimento del libro e l'immediatezza dell'acquisto. Chi oggi non ha un account Amazon e un telefonino? Non serve altro. Non servono neanche più i reader tipo Kindle, Kobo, Tolino, perché gli ebook si possono scaricare direttamente sullo smartphone e te li leggi direttamente da lì. Insomma, facile facile. Quindi un libro o un catalogo realizzato anche in questo formato può potenzialmente arrivare a un numero illimitato di lettori attraverso Amazon e tutte le piattaforme online di vendita dei libri. È davvero una grande opportunità che si sta sfruttando ancora troppo poco, sia per raggiungere quindi un pubblico sempre più vasto, sia per avere anche un ritorno economico maggiore a fronte di un maggiore numero di copie vendute anche attraverso questi canali, a un target probabilmente differente, e a un target che comunque probabilmente un tomone cartaceo di 40-50 euro non lo comprerebbe mai. Non ho mai pensato che l'ebook possa sostituire il libro tradizionale, che probabilmente non scomparirà mai, soprattutto in certi ambiti e in certi settori. È vero però che il formato elettronico può dare una grossa mano a far arrivare i nostri contenuti là dove il libro fisico non riesce ad arrivare. E quindi è un'opportunità, sfruttiamola meglio.